Buonasera a tutti. Finalmente in diretta. Eh, grazie a tutte le persone che già stanno seguendo la diretta, grazie a Giovanni Giambattista che ci fa sempre presente eh, la sua, appunto, la sua presenza. Un saluto caloroso, vedo anche Pierluigi Bartolomei, grande amico. Pierluigi, a breve di contatto perché voglio che anche tu una volta fai una diretta qui con noi perché eh, hai tanto da dire, mi farebbe piacere appunto che gli amici del forum tu potessi appunto dirgli tutto quello che, che sai, che hai anche sul tema dell'educazione. Allora, siamo qui, oggi incontreremo, lo vedo già pronto, a breve lo, lo farò entrare, Costantino Dorazio. Eh, ricordo a tutte le persone che si stanno collegando di condividere questo video, questa diretta, nelle loro pagine Facebook, nelle pagine Facebook delle associazioni del forum. Perché? Perché come sempre lo ridico, mi perdonerete, ma devo dirlo. Poi mi arrivano messaggi dove mi viene detto "Ah, ma perché non ce l'hai detto? Noi non lo sapevamo, ci faceva piacere saperlo". Ecco, ve lo sto dicendo, condividete il più possibile in modo tale che anche le persone che non siamo riusciti a raggiungere con i nostri messaggi e con le nostre comunicazioni possono essere avvisate. Oggi un incontro un po' particolare, ma prima di entrare nel merito lo faremo appunto Uh, appena introdurrò Costantino vi ricordo che questi incontri noi li facciamo il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle ore 19 anche la prossima settimana, ma lo ricorderò alla fine ci vedremo in questo tempo um, perché stiamo qui perché l'associazionismo è importante stare insieme, è importante vedersi, è importante incontrarsi, abbiamo degli strumenti che ci permettono di farlo come appunto i social network e quindi il forum coglie questa grande opportunità. Per noi è importante farlo e è un modo per sentirci vivi. Ricordo che stiamo vivendo un tempo particolare per molti eh, siamo chiamati a stare a casa è bello anche riscoprire questa dimensione, ma un ricordo sempre e comunque alle persone che stanno vivendo questa grande croce sulle loro spalle, alle persone che stanno negli ospedali, alle persone che si stanno occupando, in particolar modo medici, infermieri, anche sacerdoti che stanno dando la loro vita, la loro carne, proprio perché siamo un'unica famiglia umana ed è bello continuare a vivere, è bello continuare a ragionare. però è anche importante non dimenticare mai che siamo uniti e siamo vicini a tutte quante le persone. Allora, faccio entrare il nostro ospite di questa sera. Eccolo qui. Eccolo qua, Costantino Dorazio. Grandissimo vecchio amico, no. eh, possiamo dire, però vecchio amico nel senso sì, che sì, quello senza dubbio ci conosciamo come minimo dal 96-97. Non sto qui a dire dove, come e quando, forse anche prima, però insomma, più o meno eh, abbiamo fatto insieme tantissime cose. Costantino è uno storico dell'arte. Mi permetto di dire, sono tre o quattro gli storici dell'arte in Italia che contano. Costantino è quello più giovane. Allora, bravo. Sul fatto della giovinezza sono d'accordo con te. Magari ci sono tanti, molti di più di storici dell'arte. Diciamo che eh, spesso e volentieri gli storici dell'arte contano moltissimo nell'ambiente universitario, nell'ambiente professionale. Magari hanno meno occasione di farsi vedere, insomma, in televisione. A me capita invece di farmi vedere di più. Ecco, questo... La metto così. Come divulgatore e come storico dell'arte è una delle persone uno dei volti più conosciuti perché lo vediamo in tante trasmissioni a Gayongeo, Gay, l'abbiamo visto da Serena Randini, lo abbiamo visto lo vediamo anche a Uno mattina in famiglia il sabato mattina e poi l'ascoltiamo in radio, bella davvero su Radio 2 se non sbaglio non vorrei fare errori in questo momento soprattutto su Radio 3 Ecco, Radio 3 in questo momento, e poi se non ricordo male, anzi me lo ricordo bene per un motivo: perché tutte le volte che con i miei figli andiamo, andavamo a vedere, siamo andati recentemente alla Reggia di Caserta sì. per entrare nel, nel, nel clima del visitare la Reggia di Caserta. YouTube sul treno, Costantino Dorazio su Rai News e tutto quanto, e ci hai condotto anche lì a distanza e indifferita, quindi anche sì. su Rai News. Su questo voglio dire una cosa perché è stato tutto quello che ho fatto ieri è una cosa che mi ha impegnato in tutta la giornata di ieri. Siccome in questo periodo, come tutti quanti noi, abbiamo molto più tempo a disposizione rispetto al passato, allora ieri ho dedicato tutta la giornata ad aggiornare la pagina Wikipedia di questa rubrica di cui stai parlando di Rai News, per cui su Wikipedia c'è la pagina AR Frammenti d'Arte con l'elenco di tutte le puntate e con mia grande sorpresa sono arrivato a 200 puntate. Cioè, 200 luoghi d'Italia che ho raccontato in queste brevi puntate da 10-12 minuti. E al di là del fatto che tu sei un amico, ti dico che le raccontate bene perché i miei figli, tutte le volte, vogliono andare, in qualsiasi caso, a vedere che dice Costantino. Sono 6-7 minuti dove comunque tu inquadri il, no, il tema e offri quella chiave di lettura che ti permette di vedere, no. Uh, quella al determinato monumento, museo o capolavoro, no? Con le chiavi di lettura giuste, come dico sempre, è un mestiere. Ho imparato un mestiere. Non, questo mestiere, effettivamente, non si insegna, cioè si insegnano i contenuti, ma come raccontarli si impara sul campo e ho avuto l'opportunità di farlo. Eh, però, hai imparato bene, anche perché ripeto, ah. sei anche giovane. Ehm... Andiamo avanti, Gigi, perché se no qui si dicono, oh, <ride> è fai no, qui si stanno a fare i complimenti. No, no, perché cioè, giovane te, quindi automaticamente rimango anche oh, un po'. Eh, certo. eh, ha scritto Costantino, anzi, lo dico perché è bene in questo tempo. Anche se poi alla fine ci dirai il libro anche te, come tutti quanti gli ospiti. però Pure Costantino ha scritto dei libri bellissimi, in particolar modo I 99 loghi Segreti di Roma, che è un po' diciamo, quello che ha aperto. Ne ha scritti anche il altri. Prima. Il primo che ha aperto una serie di cose. Caravaggio Segreto, Leonardo Segreto, Raffaello Segreto, un libro su Michelangelo dal titolo troppo lungo, dillo te perché non me lo ricordo. Michelangelo, io sono fuoco, è un'autobiografia, una cosa un po' strana. E Mistero Van Gogh, anche Van Gogh. E poi adesso, poi ne parleremo perché in una delle domande te lo chiederò. Hai scritto eh, un libro proprio su Raffaello in questo anniversario importante dei 500 anni. Prima di tutto. Costantino D'Orazio, come stai? Che fai? Dove stai? Raccontaci come stai vivendo questo periodo. Allora, guarda, è una cosa molto strana perché. Ehm... Per dire una cosa diciamo, che riguarda tutti, ma che in fondo non si sta dicendo tantissimo, soprattutto uh, nei, in televisione o sui social, io in questo periodo mi sono riscoperto precettore. Hai presente Gigi, i precettori dell'Ottocento sì. o dei primi del Novecento, quelli che facevano studiare i ragazzi a casa? Ecco, io di fatto passo mezza giornata tutti i giorni a seguire mia figlia che ha dieci anni eh, che, che fa la quarta elementare eh, e, e dieci anni appena compiuti che, che appunto deve seguire lezioni online eh, tenersi al passo con i compiti che le mandano e io sono sicuro che molti di quelli che ci ascoltano fanno la stessa cosa che insomma, non che non abbia mai seguito mia figlia nel fare i compiti a casa, ma questa idea di doverle mantenere una routine. Mia moglie dice che io sono in guerra praticamente perché io sono un po' come un, 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 un generale, la faccio svegliare ogni mattina alla stessa ora, eh, le faccio fare i suoi orari, le sue pause fino all'ora di pranzo. Insomma, ho cercato di farle capire che non siamo in vacanza. Quindi diciamo che questo è l'impegno maggiore. Poi mi faccio qualche giretto in terrazza condominiale, eh, insomma, tento di scrivere un Libro, ma insomma, quello è quasi residuale. Allora, quello che stai dicendo è una cosa che ha detto anche Giovanni Cifoni nella nostra nel nostro, dice anch'io. Ci stiamo riscoprendo, appunto. Eh, si... Come dicevi com'era? Precettori, precettori. No, siccome Giovanni è un altro amico in comune, eh, insomma, qualcuno di voi la star seguendo, perché ha fatto ascolti enormi. Ha ah, un personaggio bellissimo in questa uh, fiction di Rai 1 che si chiama Doc, uh, che è andata in onda ieri e ci sono ancora altre due puntate. Quindi, se non l'avete vista, recuperatela su Rai Play. Uh, devo dire, è fatta molto molto bene. E poi Giovanni mi per una garanzia. Giovanni è una garanzia, ti saluta non c'è perché immagino che non ci sia di solito stiamo facendo una cosa molto bella insieme poi vedremo come andrà allora domanda proprio uh, così stiamo tutti a casa le famiglie stanno a casa il forum della sosta familiare intanto vedo tanti nomi eh Dario Giuffridi Alfio Dornetto, da dal nord al sud Sicilia eh, Venditti presidente del forum della Calabria Paolo Pomata che sta uh, nell'isola di Carloforte quindi veramente tutta l'Italia una quarantena a Carloforte eh? eh? una bella quarantena a Carloforte eh, anche se l'ho letta un po' complessa perché lì gli ospedali non ci sono quindi certo, certo. è un po' particolare se leggevo alcune cose che aveva scritto Emma Ciccarelli che ti saluta e che conosci anche lei con molto, con molto piacere stiamo tutti a casa la domanda che sorge spontanea abbiamo visto che ci sono tanti musei che hanno iniziato a mettere delle dei possibili tour online o, o diciamo visite di questo tipo guidate, tu, da esperto, che cosa ci consigli? Cioè, c'è qualcosa che vale la pena vedere? Allora, eh. la, la cosa che mi ha molto sorpreso, perché mh, non me l'aspettavo, sinceramente, è che in questo periodo uh, in cui musei e mostre sono. Devono essere chiusi. Io mi aspettavo che un po' il mio mondo si ripiegasse un po' su se stesso no? perché diciamo la verità: quando pensi alle nuove tecnologie, alla comunicazione, non pensi tanto al mondo dell'arte. E invece ho scoperto e ho capito, ho visto che quasi immediatamente, nel giro di pochi giorni, tutti coloro che si occupano in questi grandi musei, nelle gallerie, nelle istituzioni della parte social si danno molto da fare. E quindi ci sono dei palinsesti straordinari. Per esempio, a me piace. Molto ti dico quello che ti dico io, ma poi magari dopo, se vuoi, ti posso mandare un elenco di, di, di link e tu lo puoi pubblicare sulla pagina Facebook. Nei, nei commenti e nelle introduzioni. Esatto, perché ce ne sono veramente tanti, dal Louvre al MoMA, ma anche ai nostri musei eh, italiani. Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo sta facendo tantissimo. Però, per esempio, mi piace molto eh, quello che sta facendo il Museo Egizio, il Museo Egizio di Torino. Uh, fa le passeggiate con il direttore e poi invita i diversi curatori delle diverse sezioni a fare degli approfondimenti su delle singole opere. Allora, siccome io stimo moltissimo Christian Greco. Che è il giovane, anche lui, direi bravissimo direttore del Museo Egizio. Scopro che i suoi eh, come dire, collaboratori sono quasi più bravi di lui perché sono dei bravissimi raccontatori, evidentemente. Persone come me, Gigi, che magari ad oggi riesca a scrivere libri e andare in tv. Mi sono fatto una gavetta di visite guidate non da poco, Posso e quindi siccome. Eh, hai partecipato anche tu, per cui siccome tu, tutti noi giovani archeologi o storici dell'arte abbiamo dovuto fare questa gavetta, abbiamo imparato a raccontare le nostre cose con un linguaggio semplice e accattivante, quindi lì lo fanno molto bene, poi per esempio agli uffizi invece di concentrarsi sulle opere si raccontano le sale, quindi i diversi collaboratori e, e funzionari scelgono delle sale, quindi devo dirti la verità... Oggi che abbiamo più tempo a disposizione, forse riusciamo anche a scoprire cose che non, non essendo semplice andare, magari sempre a Torino, a Firenze, magari non sapevamo neanche. Anche tecnicamente sono fatte bene, cioè riesci a... devo dire di sì. Allora, ti confesso una cosa, adesso non perché voglia fare come si dice a Roma il gaggio, quello che si vanta. Mi hanno chiesto un sacco di cose in questo periodo, di fare dei video, di fare delle presentazioni di libri, degli interventi. Eh. Io non, non ne sto facendo quasi nessuna. Ho accettato il tuo invito non solo per amicizia, ma anche perché era una cosa indiretta e mi sembra molto più vivace, molto più divertente, molto più vero. In realtà nel mondo della cultura si sono scoperti tutti. Uh, video come dire, raccontatori, e quindi c'è un affollamento di noiosissimi interventi di gente che sta lì soltanto per promuovere i loro libri. Capito? Che sta lì che li sfoglia, che li legge, che sta facendo, secondo me, più male che bene. Mentre invece chi racconta un luogo, perché magari c'è dentro, ecco, in quel caso si sono sforzati molto bene. Mm, sei stato molto chiaro. Mia moglie è entrata e mi ha disturbato. Chiedo scusa. Se... Vedere, ma tu, tu insomma, voi, voi parte, eh, qua, parte, non te... lo devo raccontare io, Anna Chiara. tanto no. Lo sai anche senza trucco Sei meravigliosa, per cui fatti vedere. Sì, ma lei che fa? Mi scrive i messaggini. Entra, ah. mi distrae. E scrive i messaggini. Chiedo scusa a tutte le persone che ci stanno ascoltando, ma purtroppo, qua stiamo in situazioni, no? Ma come beh, ci vuoi? No, loro se alza e stai mutando. Non so se hai visto il video. No? Come sì. no, è diventato virale siamo perfetti, no. poi ci alziamo. No, ecco allora, eh, volevo dire, eh, mi diceva giustamente una cosa vera. Che tu non hai il sottopancia, e quindi io te lo metto, chiedo scusa, Brava Anna Chiara. Che me l'ha detto: devi tutti metterlo su messo su dettagli. Sempre attento a te, proprio da pure dirmelo mettendolo in un messaggio che era un pochino meno invadente come approccio. Allora colgo l'occasione già che ci sono: di salutare eh, Filippo Sarese, Donata Gioni, Michela Columbarini della Valle d'Aosta, Emma Buscemi del Lazio, eh, Patrizia Scuglia. Se non ricordo male, Patrizia, non ci lavoravamo insieme in assessorato, se non ricordo male, no? E lei ah, adesso lavora anche più vicino a me. Allora, Patrizia Scuglia per la Cronaca è una um, un, cioè, 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 non si dice funzionario perché non ha la, 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 la categoria di funzionario, ma è un funzionario bravissimo, anche più bravo di tanti altri funzionari del comune di Roma. Che in questo momento si occupa della comunicazione per l'assessorato alla crescita culturale del comune. Quindi per un anno e mezzo si è ricostruita quella. Collaborazione. Poi sono Però ricordavo bene che ci abbiamo lavorato perché poi ah, su Facebook siamo tutti piccoli. Non ci vediamo. Silvia Minasi da eh, Sanremo, Massimo Testi, Loredana Simeone, grazie a tutte le persone appunto che ci sono. Allora, una domanda un pochino più difficile, prego. Ehm, il turismo in dieci giorni in Italia uff, crollato tornerà. Cioè, Uh, avremo di nuovo il turismo in Italia? Quali sono le prospettive? Tu comunque tecnicamente te ne occupi e conosci anche le preoccupazioni del, di questo comparto? Allora, io credo che, eh, io, oltre appunto a fare il battitore libero, sono anche. Continuerà la sovrintendenza capitolina a Roma, no? in particolare mi lavoro a Villa Borghese, non alla galleria Borghese, ma in un museo e nel parco di Villa Borghese. Tra l'altro stavo progettando e sto ancora progettando una mostra con installazioni di arte contemporanea nel parco di Villa Borghese che doveva inaugurare il 22 aprile. Adesso ovviamente l'abbiamo spostata, però ci stiamo quindi interrogando. A, no, concretamente su questi argomenti quindi la risposta che ti do è anche frutto come dire anche di un, di un pensiero tra virgolette da professionista del settore allora la riapertura sarà lentissima um, i musei tra le attività culturali apriranno sicuramente dopo gli spazi aperti come per esempio i parchi prima dei cinema e dei teatri, perché attraverso il, cont il contingentamento dei visitatori si può permettere di mantenere come era all'inizio di questa pandemia eh, il distanziamento tra le persone. Ovviamente il grande problema che noi abbiamo, Gigi, è che il turismo straniero non ci sarà sicuramente per tutta questa stagione estiva, autunnale e forse lentamente riprenderà in primavera. Questo è il vero grande problema. Naturalmente tutti i testimoni stanno chiedendo e dicendo a tutti se dobbiamo programmare vacanze, facciamole in Italia. Io no, sinceramente non so aspettarmi che tipo di vacanze saranno. Cioè, ora faccio una domanda aperta a tutti. No? Immaginatevi co con le ferie. no? Andate in spiaggia. Ve ne andrete in spiaggia a seconda di dove vivete, poi perché, eh, insomma, magari al sud, dove il contagio è stato inferiore rispetto a, a, al nord, per adesso ci sarà più questa disponibilità. Nei musei uno ci vuole andare per vedersi vicino, forse andremo a vedere le mostre con guanti e mascherine, è probabile. Insomma, quindi io dico che eh, riapriranno. Uh, per esempio, la grande mostra di Raffaello, di cui poi dopo parleremo, stanno cercando di prorogarla di tre mesi perché, appunto, di fatto era appena inaugurata e, e non si è non potuto vedere quasi niente. Quindi, lo sforzo da parte del, 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 del paese ci sarà probabilmente sarà, come dire, tornerà. Ma sarà molto, molto inferiore con ritmi molto lenti, eh, e, e a livello economico continuerà ad essere un disastro come è, è attualmente. Questo non c'è dubbio. E che mondo ti immagini dopo non solo per quanto riguarda l'arte un po più in generale Cioè, come sarà a tuo modo di vedere tutti dicono che non sarà mai più come prima qualcosa cambierà cambierà tutto cambierà tutto o no allora uh, ti faccio una riflessione personale che magari sarà anche un po impopolare eh? potrà risultare impopolare io credo che il tempo per cui la durata di questa esperienza, per adesso, è ancora troppo breve per provocare un cambiamento epocale. Con tutto ciò, non è che mi auguro che duri un anno perché voglio che cambi tutto, eh? ovviamente. Però, secondo me, noi. Uh, in qualche modo adesso siamo come un elastico tirato, no? quasi se, di giorno in giorno si tira alla potenza sempre più, la tensione sempre maggiore. Quindi dal mio punto di vista io credo che in piccole cerchie quello che ci capiterà è che appena questo elastico no, le, le, lo lasceremo partire, secondo me nel nostro piccolo torneremo a fare, avere molta più socialità di quanto non avessimo prima. Nel pubblico, quindi nella partecipazione a eventi pubblici, eh, a concerti, a mostre, a teatri, parlo del mio settore ovviamente: ecco, forse questo eh, sarà molto lento. Dal punto di vista del cambiamento, io credo che ci sarà sicuramente tanto pensiero che potremo condividere. Ma gli italiani sono abbastanza resti ai cambiamenti. Quindi, secondo me, ci sarà un lento, graduale, progressivo ritorno nelle nostre abitudini. Ecco, se. Troveremo una medicina o un vaccino e quindi non tornerà questo coronavirus a periodi come qualcun altro dice che capiterà. Uh, io credo che tra due anni sarà un brutto ricordo. Intanto salutiamo anche Massimiliano Tonelli che io seguo in tutte le sue cose... Che ci fai Massimiliano? Non lo so, sta seguendo, quindi noi lo salutiamo. Massimiliano è bravissimo, anche lui segue molto la figlia nei compiti tutti i giorni e, e anche lui fa dirette uh, soprattutto con gli chef, perché poi lui, oltre ad essere direttore di, di uh, Art Tribune, anche questo sito da seguire, artribune.com artribune è anche direttore di uh, Gambero Rosso e quindi segue e sa benissimo coniugare le due cose. Io colgo l'occasione e glielo dico qua: mi farebbe piacere, magari, averlo ospite anche una volta, perché le famiglie hanno bisogno anche di fruire, perché lui offre sempre chiavi di lettura interessanti e mi farebbe piacere che le famiglie, le associazioni, allargassero i loro orizzonti non solo politiche familiari, ma anche un po' più l'aspetto culturale che ha a che fare poi con la vita reale, con la concretezza delle situazioni Quindi allora, studio... non vuoi parlare di politica e di Roma c'è cioè di Roma città ma signor Tonelli va benissimo scherzo ovviamente si dice però che non può rimanere deve andare via però magari proveremo a coinvolgerlo magari poi mi dai il contatto senza contatto. Eh, ci siamo anche scambiati quando ero assessore se non ricordo male anche una stima reciproca in questo senso eh, Costantino una domanda diciamo un pochino più eh, da storico dell'arte sì. mm, che differenza c'è tra l'arte virtuale e tra l'arte reale? Um, fino a pochissimo tempo fa, cioè quindi fino all'inizio di questa pandemia, e forse questo è un grande cambiamento, uh, il mondo della cultura era particolarmente restio a far vivere e far sperimentare. L'arte che si manifesta in oggetti, installazioni, dipinti attraverso uno schermo. No? Si è sempre detto: no, ma insomma, è un modo per informare, ma non può sostituire l'esperienza artistica. E questo è sicuramente vero, perché eh, se gli artisti usano le mani o la materia per produrre opere d'arte, è chiaro che anche loro si aspettano che sia fruita uh, in questo, che siano fruite in questo modo. In questo momento però stiamo cominciando a capire che, in fondo, guardare l'arte attraverso lo schermo di un telefonino o di un computer o la televisione, ecco, può dare molto di più di quanto noi ci aspettassimo. Per esempio può permetterci di eh, avere più informazioni, di fare collegamenti, eh, di creare, di entrare dentro il contesto che magari un singolo oggetto, quando siamo in un museo, quando siamo in un luogo artistico, difficilmente diciamo, eh, no, ci, ci, ci presenta se non siamo preparati. Eh, quindi io credo, io sono molto molto a lo sono sempre stato, non solo in questo caso, nel, sul fatto che eh, utilizzare i mezzi tecnologici per sperimentare l'arte sia soltanto, può dare soltanto un arricchimento, certo, non può sostituire, ci deve spingere poi ad andarci a vederlo fisicamente, uh, però uh, io c'è una grande differenza che è appunto l'esperienza fisica, ecco, l'arte è un'esperienza fisica, i dipinti hanno, una, no, a seconda di come li guardi, dell'illuminazione, una loro diversa uh, tessitura, una uh, diversa materia, hanno anche del, un profumo diverso se uh, ti ci puoi avvicinare, uh, però, però io sono convinto che uh, la tecnologia può solo arricchire l'esperienza. Molto, molto vero, effettivamente. Poi l'aspetto del toccare, del vedere, no, c ha, c ha una sua forza, una sua valenza. Adesso stai stiamo... però. Gigi mi permetto, perché tu sei coinvolto anche familiarmente in questo discorso. Pensa a chi eh, non sente non bene, alto, però. Eh? Mio padre, perché mio padre ma, e mia madre tu sono Mio papà tu i tu i tu. è un restauratore bravissimo, cioè un professionista di altissimo livello, ma è, è non so, come si dice non udente. Come si dice per non essere, non si capisce più come diciamo, chiamare le persone che hanno delle disabilità? Allora, eh, e, eppure, però, è uno che se tu no, li fai vedere o comunque nel suo settore è uh, anche uno che sa raccontarti benissimo no? uh, l'arte. Allora, in qualche modo oggi uh, siamo anche più pronti a affrontare l'arte utilizzando anche in un modo diverso i nostri sensi, questo voglio dire. Cioè, chi è sordo non è detto che abbia un'esperienza musicale così diversa o meno profonda di quanto possiamo avere noi. Chi è ipovedente, oggi ci sono Beh. tantissime esperienze che si possono fare tattili no? con le opere d'arte. Quindi, in qualche modo, di fronte a uno schermo, noi siamo, abbiamo una sorta di disabilità perché non possiamo essere fisicamente di fronte all'opera. Ma in questo modo altri nostri sensi si possono sviluppare. Vengono solleciti. Eh, molto vero, Paola d'alesio lo leggerai perché l'abbiamo messa in sovraimpressione, dice: Questa grande sofferenza che il nostro Paese sta attraversando, a mio avviso porterà ad una scoperta del nostro patrimonio, delle nostre bellezze artistiche, tanto volte non conosciute abbastanza da noi italiani stessi. Non c'è dubbio, sono convinto di questo, anche io sono convinto di questo. Molti di noi viaggeranno soltanto in macchina in quest'estate no, quest probabilmente, chi ha voglia di infilarsi in un treno no, o in un aereo a pochissima distanza e in macchina si possono raggiungere posti veramente insospettabili. Allora, io continuo con i saluti perché ci sono amici che ci stanno seguendo, c'è Concita De Simone, l'ottima Concita. Irriducibile, Concita. Irriducibile. Che sì, dici? Lei è sempre super pronta, lei è fantastica perché Concita De Simone, anche questo, cliccate sui, sui social, andatela a cercare, perché Concita è come giustamente dovremmo fare tutti noi. Lei in pandemia o senza pandemia è sempre splendida ogni mattina, uh, si, si, si veste come se dovesse eh, andare ad un evento pubblico ogni volta e, e, e questo devo dire da una grande gioia, mentre a volte, no, non so se capita a te, non tutte le mattine io mi vesto. Ecco, lo possiamo anche dire. Io no? diciamo che certe volte no, noi abbiamo messo come regola familiare di vestirci sempre. No, è giusto, è giusto. Poi insomma, questo... eh, eh, quando mi vede con la canotta stile Fantozzi inizia ad avere delle reazioni molto molto negative, poi ci sta pure ingrassando, quindi è tremendo. Un saluto a Pinella Grimi, un saluto al vicepresidente nazionale delle Agri Emiliano Manfredoni, a Paolo Rippo, un saluto anche a Tiziana Squeo che devo ringraziare che in queste dirette mi ha detto che si sentiva il rumore delle notifiche e mi ha detto di toglierlo e io l'ho tolto. Ehm, ti pongo un'altra domanda entrando nel merito della questione di Raffaello: sì. 500 anni dalla nascita? No, dalla morte apposta. Eh, Lunedì. Lunedì 6 aprile, morse nel 1500. Ecco, avevo il 50% di possibilità e l'ho sbagliato. Quindi, 500 anni dalla nascita, dalla morte scusate, di Raffaello, mostra interrotta nel senso bloccata che verrà prorogata, come ci hai detto tu. Tu avevi scritto il catalogo ufficiale eh, a firmatura. No, 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 no. Io ho scritto un libro. Sì, eh, questo. facciamolo vedere anche. Eh, già beh, eh, diamo un senso a queste cose. E eh, eh, che è, eh, è pubblicato dalla stessa casa editrice che ha pubblicato il catalogo. Si chiama Schirà. Okay. Eh, ed è una versione, diciamo così, divulgativa... Uh, del racconto di, della vita e dell'opera di Raffaello, in un modo un po' particolare perché si concentra sui ritratti che Raffaello ha realizzato e l'idea da cui sono partito è che siccome Raffaello um, ci ha lasciato pochissimi documenti autografi, cioè ne sono rimasti pochi, quindi o lettere o suoi componimenti, quindi abbiamo soltanto documenti. Eh, diciamo, indiretti in che lo riguardano testimonianze, racconti eh, di altri. Allora, io ho pensato di raccontare Raffaello attraverso le voci di tutte le persone che lui ha ritratto. Sono circa 30 ritratti, e in ognuno si racconta eh, dalla voce di chi è stato ritratto, da Papa Giulio II a Fedrenghirami, Ghirami, alla Fornarina, eh, raccontano chi era Raffaello, la sua personalità era un uomo straordinario. Parto un po' con quella filippica di Raffaello. Gigi, lasciami due minuti. Uh, Raffaello era un, un talento, uh, non un fan prodige, ancora di più di, di un fan prodige. Era un figlio d'arte, il padre era Giovanni Santi, che era un artista. Di grandissima qualità e di grandissimo prestigio in quel di Urbino, ma aveva anche una visione, un orizzonte nazionale. Eh, ma non sappiamo quanto in realtà questo papà lo abbia veramente educato, formato, perché eh, il padre scompare quando Raffaello ha solo 11 anni, e questo ragazzino, a 11 anni, si trova alla bottega del padre fiorentissima, tutta sulle sue spalle. La madre era già scomparsa quando lui aveva 8 anni. E la prima cosa che la sua matrigna fa lo porta in tribunale. Perché vuole essere sicura di ottenere l'eredità che merita, in quanto compagna di Giovanni Santi. Quindi questo ragazzino, diciamo così, appena si trova orfano, ha una quantità di responsabilità che non sa come uh, sostenere e invece sta lì e subito si mette a lavorare con. I collaboratori del padre che un po' lo proteggono e nel giro di pochissimi anni fa una carriera fulminante, lui muore quando muore a 37 anni ed è l'artista più apprezzato del mondo quindi dell'epoca era um, fondamentalmente l'Europa e quel poco di America che stavano cominciando a colonizzare um, gli bastano praticamente 20 anni di attività per arrivare subito all'apice e quello che io sostengo in questo libro è che lui è un artista che fa un uso politico della sua pittura. Cosa significa? Significa, aspetta che devo mettere in carica il computer, uh, significa che tutte le persone che lui ritrae, con cui quindi ha un rapporto diretto, in qualche modo gli diventano utili per portare avanti la sua carriera. Da, dai mercanti meno prestigiosi alle dame, ai cardinali, quindi attraverso i ritratti si può ricostruire la sua personalità, la sua attività. Uh, era uno stratega eccezionale, un grandissimo imprenditore. Oltre ad essere un, tale un talentosissimo pittore. Ma la cosa ancora più straordinaria è che se vai a vedere con attenzione, con pazienza, i, i suoi ritratti, scopri che questi personaggi, anche se sono conti pontefici cardinali, non vengono mai ritratti da Raffaello in una veste ufficiale, come accadeva di solito. Sono sempre dei ritratti intimi, dei ritratti da camera e, tra l'altro, i piccoli difetti fisici o di carattere o personali che queste persone hanno, Raffaello li prende e li esalta ma non mettendo il dito nella piaga e in qualche modo li trasforma in una potenza, in una forza Ora ti faccio vedere, e chiudo ti faccio vedere questo, che è un ritratto per me formidabile che è poco conosciuto ed è in mostra alle scuderie del Quirinale eh, ora qua è minuscolo, non so se si riesce a vedere è questo personaggio qua quello un po' vincicciottello? bravo, si chiamava Fedra Inghirami Ora da questo ritratto si vede guarda forse lo vedi qua, vedi? Che gli occhi storici. Bravissimo. Lui era strabico, fortemente strabico all'occhio destro, quindi l'occhio partiva di qua. Oh, Raffaello che cosa fa? Quando tra l'altro non esistono altri ritratti di questo personaggio, è l'unico ritratto, perché eh, Ingrami si fece accettare di farsi ritrarre soltanto da Raffaello. Che cosa ha fatto Raffaello? Scemo. Eh, chiaramente, però c'erano anche altri artisti a Roma che ambivano a ritrarlo a cui lui si poteva rivolgere. C'era pure Michelangelo in quel periodo, non è che proprio che fosse, no, e lui era. Un personaggio di altissimo livello era il bibliotecario di Giulio II, insomma un grande intellettuale. Insomma, che cosa fa Raffaello? Gli chiede di sedersi ad un tavolo, come hai visto, davanti a un libro e di girare anche l'altro occhio nella stessa direzione di quello strabico, come se stesse raccogliendo l'ispirazione. Lo devo fare da quest'altra parte perché è, è, è rovesciata l'immagine su Facebook. Quindi guarda anche con l'altro occhio di qua e quindi in realtà lo strabismo. È smussato è alleggerito e in qualche modo quindi è un po anche alleggerita il peso che questo difetto fisico sicuramente da un personaggio pubblico come i ghirami che era anche un attore bravissimo pesava quindi era anche un psicologo raffaello no è interessante questa particolarità ti confesso che per me posto che cappella sistina è eccezionale e posto che in italia dove vai vai i più grandi pittori insomma Possiamo trovare tanta, tanta roba. Le stanze di Raffaello, per me, sono tra le cose più belle in assoluto. Cioè, se a me dovessero dire che cosa ti piace, io Raffaello, non so. Sin da quando sono bambino, ho un po' un debole in questo senso. Guarda, sei come al solito, questo lo sappiamo. Insomma, tra i raffinati, no? appassionati di storia dell'arte, perché come tu potrai sapere poi avrei visto, in realtà, poi Raffaello non. Uh, come dire, quando parli di Raffaello, quando mostri Raffaello, nel, per, nelle persone non scatta la stessa tensione o attrazione che scatta, per esempio, quando mostri un caravaggio o appunto il giudizio universale di Michelangelo, no? perché Raffaello ha, quest, ha questa impressione di essere un po' perfettino, no? N nelle sue immagini, e invece Raffaello, in questi pochi anni di attività, ha influenzato la storia dell'arte molto più di tutti questi altri grandi della sua epoca io faccio sempre un esempio uh, all'inizio dell'ottocento in Inghilterra un gruppo di giovani pittori forma un'associazione e si chiamano Pre-Raffaelliti perché si chiamano Pre-Raffaelliti e non si chiamano Pre-Michelangeleschi, Pre-Lenardeschi pre-Caravaggeschi, proprio pre-Raffaelliti si sono voluti chiamare Beh, probabilmente, anzi sicuramente perché loro ancora all'inizio dell'Ottocento, quindi 300 anni dopo, sentivano pesantissima l'eredità di Raffaello che aveva innervato, che aveva eh, influenzato i pittori nel Seicento, nel Settecento insomma e sono andati a, a scoprire quello che era successo prima di Raffaello quindi Piero della Francesca Antonio da Messina fino a Giotto per l'idea proprio di scrollarsi di dosso questa eredità pesantissima che Raffaello, suo malgrado aveva costruito in pochissimo tempo intanto Massimiliano Donelli lo sta leggendo ci fa sapere che Tommaso Inghirami detto Fedra era un lontanissimo parente quindi... Oh. Eh, di, no, no, di Tonelli. Eh, di, di Tonelli, fantastico. Allora, vi racconto pure quest'altra cosa. Uh, perché si chiama Fedra? Allora, era un, un uomo, un prelato maschio, il nome alla nascita era Tommaso, ma venne soprannominato Fedra perché a 16 anni stava recitando il personaggio della Fedra nell'Ippolitus di Seneca, in pubblico lo stava facendo. Ad un certo punto la scenografia dietro di lui crolla. E, 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 e immaginati lo scompiglio che si poteva creare nel pubblico, nessuno si mosse, tutti zitti perché lui declamava in un modo talmente travolgente che riuscì a tenerli tutti tranquilli. E da quel momento fu Fedra e rimase talmente orgoglioso di questo soprannome che si firmò Fedra. Cominciò a firmarsi Fedra anche non nei documenti ufficiali, ma insomma in tanti altri documenti o lettere che ci sono rimasti. Personaggio bellissimo, io lo adoro io ti starei ad ascoltare per ore ma voglio mantenere il ritmo anche perché tu pure c'hai una famiglia tu hai scritto un libro su Caravaggio un libro su Leonardo un libro sì. su Raffaello sì. un libro su eh, Michelangelo sì, vai avanti aspetta che, a, 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 aspetta che devo aumentare sì. la luce per la lampada, aspetta un secondo perché è calato il buio la domanda che io ti volevo porre, è una domanda proprio che si fa sui calciatori, quindi ti chiedo scusa però è una domanda proprio da, da, da no, Forza Roma, Forza Lazio. Chi preferisci Totti o Del Piero? Di questi, diciamo, quattro, anche se sono con Caravaggi in epoche diverse rispetto magari agli altri, chi preferisci e perché? Di questi artisti? Sì. Eh. Ma allora, uh, è abbastanza, insomma, idiota. <ride> Lo so. No, la domanda. Anche la domanda, immagino. Diciamo la verità, però, no, uh, che, che dirti, io... Mm, è, è difficile, no? Uh, pensare a chi preferisco, sinceramente, anche perché tutti questi artisti io li ho raccontati diciamo, come... diciamo che tu sei come il giornalista sportivo che ha paura di dire per quale squadra squadrativa. No, per... Perché no. sono morti, per cui figurati, okay. non è che mi posso dire niente nessuno. Uh, potrei dirti di ognuno che cosa preferisco, allora io... Preferisco per esempio la Impazienza, la pazienza ridottissima di Leonardo, che era uno che cambiava argomento, no? cambiava attività impegno nel giro di pochissimi minuti, eh, era assolutamente sconclusionato nel suo modo di pensare e di lavorare, eppure è riuscito a concludere delle uh, opere e delle operazioni eccezionali. Uh, per esempio, non sopporto uh, la, 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 la presunzione di Michelangelo, che era un personaggio veramente odioso, uno che pensava. Sempre di saperla più degli altri era invidiosissimo. Lui non sopportava Raffaello, che invece cercava vorino, di, di diventargli amico, no? e invece lo, lo considerava quasi una sanguisuga. Raffaello era un po' in senso intellettuale una sanguisuga, perché poi ha preso e assorbito da questi grandi maestri in un modo uh, eh, velocissimo e, e, e assoluto. Uh, mi stava, per esempio, mi sa simpaticissimo uh, il modo in cui Raffaello riusciva a essere a delegare. Raffaello è riuscito a realizzare. Realizzare tantissime opere nella sua brevissima carriera, perché eh, si era scelto dei collaboratori eccezionali e, e, e delegava in modo molto libero a questi personaggi arrivando soltanto all'ultimo a mettere il ritocco sulle opere. E lo dichiara lui stesso. A un certo punto invia ad un suo collega, eh, il Francia, a Bologna, gli invia un suo autoritratto perché gli artisti. Si usava che si scambiassero degli autoritratti, e a un certo punto gli dice: Guarda, mi, mi dispiace che te l'ho mandato così tardi, ma non ho avuto mai il tempo di mettere l'ultimo ritocco sull'opera che fanno fatto i miei collaboratori. E tra l'altro, se durante il viaggio lo vedi che sei un po' rovinato, ritoccatelo da solo. Non ti preoccupare, perché insomma poi è tutto avere un'opera poco fatta. Quindi mi piaceva questa leggerezza con cui Raffaello considerava le sue opere come fossero dei doni che poi potevano, come dire, erano forti, importanti. Come dire, eh, funzionavano anche se poi a un certo punto ci metteva le mani qualcun altro perché il tocco di Raffaello era assolutamente eh, inconfondibile di Caravaggio per, per esempio amo non quello che amano diciamo la maggior parte delle persone cioè il dramma il sangue ma amo la sua eh, radicale religiosità cioè, Caravaggio era un uomo di una fede incrollabile, ed è l'unico uh, sua forza, l'unico elemento che gli ha permesso poi di realizzare delle immagini che possono sembrare dissacranti, cioè prendere una prostituta e farla uh, diventare, no, mettere il suo volto nel volto della, della Vergine, ma solo chi. Sa, conosce la misericordia di Dio, sa, adesso faccio un po' la parte del, predi, del predicatore, sa quanto sia giusto e vero, no? Uh, poter coinvolgere dedicare una Vergine Maria anche no, alle prostitute di Roma che dovevano riconoscersi in quel volto sto parlando in particolare della Madonna di Loreto quella che sta a Sant'Agostino Sant che ha questo velo giallo che era il colore delle prostitute perché? Perché a Sant'Agostino uh, ogni domenica si celebrava la messa per le cortigiane di Roma sia quelle diciamo d'alto bordo sia quelle da candela come si diceva per cui eh, amo di tutti uh, questo però siccome a me piace poi in qualche modo farla strana l'opera d'arte perché mi ero preparato sull'opera d'arte non sull'artista che io apprezzo di più che secondo me ancora oggi è ancora molto evocativa è tantissimo da dire e ancora tantissimo da scoprire è il taglio di Fontana per me il taglio di Fontana non è una presa per il culo, no. non è il potevo farlo io, anch'io, ma è quell'opera che no, ti apre un po' una fessura e, e ti, ti responsabilizza perché in realtà Fontana ci sta dicendo tra le varie cose con quel taglio, io so che dietro la tela c'è qualcosa, ma non so che cosa ci sia. Io ti apro la fessura, attraversala tu e cerca tu con la tua cultura con le tue pensieri, con le tue esperienze personali, eh, di scoprire quello che, no, al di là dell'opera d'arte, dentro l'opera d'arte, realmente c'è. Allora, mi fa ridere che c'è mia moglie che commenta in diretta prendendomi in giro. mi cioè? hai capito, Gigi? Cioè, perché io sostengo, lei dice che non devo dirlo, ma io sostengo, è una battuta la mia, chiaramente è una bestemmia quella che sto per dire, però che dopo, quest, dopo Caravaggio almeno per quanto riguarda, ma è una questione proprio prettamente estetica mia, eh, l'arte, per carità, ci sono stati sicuramente Van Gogh, ne è un esempio e tanti altri, ma un pochino ha avuto, no, un così, un, un decadimento, cioè a mio modo di vedere lì si è raggiunto un po' il massimo del, del, così, del livello artistico. Ripeto, è una questione assolutamente personale, mia moglie non la pensa, ma anche ma perché... il cento delle persone che stanno... Ma... Ando. Perché tua moglie è una persona intelligente, lo sappiamo. Okay. <ride> se, no, è come se io dicessi, da ignorante totale di calcio, che dopo Gigi Riva non c'è stato più nessuno. Ma che ne so, cioè, non, non, non lo so. E, ovviamente ti parlo da totale inesperto su Gigi Riva, perché mi pare di capire che sia un mito per chi si interessa di calcio. Mm, mi, insomma, come dire, la cosa vera, adesso ti posso dire una cosa che ho letto oggi. Sto, <ride> Tra le varie cose sto studiando un, un, um, la personaggio della figura di De Kooning perché sarà diciamo, centrale nella... Willem De Kooning è un artista olandese che poi uh, è andato in America negli anni 20 e è diventato un grandissimo artista americano uh, del Novecento e sarà protagonista appunto del, del prossimo libro. Um, sto studiando un saggio su di lui e ad un certo punto questi uh, critici americani scrivono il modo in cui secondo loro un'opera d'arte può essere considerata tale, no che è una domanda che mi fanno spesso, ma tu, da esperto, da critico d'arte. La domanda delle domande. No? Eh, quando vedi un'opera d'arte fatta oggi, come fai a dire se è veramente un'opera d'arte oppure eh, se invece non lo è? Allora loro dicono una cosa secondo me eh, molto, molto giusta, ora il libro non sta qua, ma insomma, spero di ricordarmela bene, eh, dicono eh, deve avere tre caratteristiche. deve parlare dell'artista, quindi deve saper dire qualcosa dell'artista, deve saper dire qualcosa del secolo in cui è stata realizzata, quindi del tempo in cui è stata realizzata, ma deve anche sapersi confrontare con la storia dell'arte, quindi deve riuscire a uh, come dire, soddisfare queste tre dimensioni. Se una di queste tre dimensioni non compare nell'opera d'arte, allora forse possiamo anche dire che non è arte. Mi sembra e come che... si confronta con, cioè in che modo si confronta con la storia dell'arte? In che senso e adesso facciamo appunto il caso no, di, una, uh, di, di uno scrittore, perché magari è più semplice. Certo. no? Se, se oggi una persona scrive un romanzo. Oddio, in realtà oggi di romanzi ne scrivono tanti anche personaggi che non sanno niente di letteratura, però, in teoria dovresti in qualche modo conoscere cosa è stato scritto fino adesso, se vuoi scrivere una, un testo insomma importante. Allora, eh, eh, spesso si pensa che gli, gli artisti contemporanei si improvvisano tali, non è vero. Cioè, gli artisti sono tra i più esperti di storia dell'arte del passato. Allora, io eh, ho avuto una grandissima fortuna nella mia um, attività, nella mia carriera. Eh, nel, grazie a un altro critico d'arte con cui ho lavorato per tanti anni, Ludovico Pratesi, ad un certo punto sono riuscito a entrare in contatto con un grandissimo artista eh, italiano che è scomparso nel 2003, Mario Merz e con sua moglie Marisa Merz. Beh, io ho capito, eravamo nel 99-2000, appena li ho conosciuti, ho capito che erano due persone. Diverse da tutti gli altri, cioè erano persone con cui tu non potevi parlare di cose banali, no? Uh, in qualche modo, anche la cosa banale, confrontate con loro, diventava una meravigliosa conversazione. E eh, appunto, vent'anni fa avevo la possibilità, e io sono andato a trovarli tra Milano e Torino dove fossero quasi tutte le settimane. Anche se non avevamo Qualcosa da fare insieme e ho assorbito da loro tantissimo perché lo sguardo che gli artisti contemporanei hanno sull'arte del passato è eccezionale. È uno sguardo che non trovi sui libri e che è quello che poi mi ha permesso, da un oh, po' guascone, pur essendo oh, appena 35enne, eh, a scrivere un libro su Caravaggio. Che, insomma. Era una sfida non da poco, visto eh. che su Caravaggio hanno scritto fior fior, gli storici dell'arte eh, molto molto più prestigiosi e preparati di me. Però ecco, contemporaneo e antico vanno a braccetto e anzi guardare l'antica attraverso il contemporaneo è un'esperienza straordinaria. Molto molto interessante. Ti faccio le ultime due domande e poi ci separiamo, però fammi salutare Marco D'Orazio che dovresti conoscere anche tu. Alessio Di Giambattista da Los Angeles, ciao Alessio Ettore Visca Vincenzo Bassi eh, Pietro Parlani eh, e poi c'è una domanda c'è una domanda difficile di Serena Zancla un oncologa che tra l'altro in questi giorni sta lavorando negli ospedali te la pongo così come, non so se tu la vedi sì. come si fa ad avere le stesse emozioni davanti alla donna con er, alla dama con ermellino e al taglio di fontana um, allora prima di tutto cara come si chiama uh, eh, come serena serena cara serena ecco la prima cosa che dovrei, devi cercare di fare è di non andare necessariamente a cercare una figura riconoscibile quando vedi un'opera d'arte ecco questo è, è, è il primo sforzo che ti chiedo di fare perché se, se vai a cercare una figura, è ovvio che di fronte al taglio di fontana, uh, non riesci a, uh, ad avere lo stesso tipo di esperienza. Però sei andato a cercare l'opera dell'artista più intellettuale del Rinascimento. In realtà La Dama con l'ermellino non è un ritratto, ma è un'operazione matematica, è una costruzione geometrica, è un'architettura. Se tu pensi a come la luce, dall'ombra della parte, eh, no, questa qui che in realtà è so, per voi, è questa qui, della parte sinistra della, della de, de, de figura della, della dama, la spinge in avanti, dall'ovale del suo volto, gli sguardi che no, puntano in una certa direzione, insomma c'è molta più matematica, geometria, gesto geometrico nella dama con l'ermellino che. In tante altre opere d'arte, esattamente come Fontana. Allora devi pensare una cosa: gli artisti, grandi artisti, hanno sempre cercato di andare oltre quello che loro, nel loro tempo si, si stava realizzando. Sia l'adano con l'ermellino che il taglio di Fontana lo fanno. Lo sforzo che bisogna fare è di cercare di farsi emozionare dalle idee. Io capisco che quando, perché anche a me succede di non capire quando si vede una formula matematica sulla lavagna, incontri il matematico che ti dice guarda che bella questa, questa forma, questa espressione. Oppure tempo fa mi confrontai con un fisico in una conversazione all'auditorio e mi disse sai perché il 2 è un brutto numero, il 3 è bello, ma il 2 è brutto, valla a capire perché, no? Allora è chiaro che se tu lo guardi con uno sguardo da professionista hai molti più strumenti, però... La sfida è di raccogliere le idee, capire le idee e farsi emozionare dalle idee. Quindi è un po' al contrario da, no, tra, rispetto a quello che siamo abituati a fare, cioè farsi emozionare solo e soltanto col cuore. Costantino, ehm, anche se è un po' in ritardo, però ti rubo ancora due minuti se puoi. Ah, io quando chiacchiero. Eh. No, 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 scusa. È un piacere anche per, per me, vedo anche molti commenti di gente che dice è bello aprire uno scenario si parla di famiglia, forum delle famiglie ma aprire anche l'orizzonte, aprire le finestre e far entrare no, il tema dell'arte che è un tema sempre bello, sempre importante insomma, ce lo siamo detti ehm, tu hai detto un'opera che ti ha colpito particolarmente immaginiamo Apocalisse diciamo, non è l'Apocalisse però è una situazione molto difficile ti porti dietro il taglio di Fontana Altre due eh, opere che eh, ti... Sì, un sacco di soldi. Eh, vabbè. Di sono degli assegni circolari, diciamo la verità. Vabbè, però diciamo che se fai in un modo... Eh, me lo metto lì e me lo guardo, certo. Eh, altre due opere. Altre due opere. Sì. Adesso penserai che sia una captazio benevolenzie, perché siamo in un contesto in cui comunque la... la... La, la fede, insomma, è importante. Io, per esempio, mi importerei l'annunziata di Antonio la Messina. Non so se tu ce l'hai presente, non so se, se sicuramente. È presente perché il mio padre ha installato qualcosa di Antonio Messina quindi sono andato a vedermelo. Però, diciamo che non è nel diciamo che le persone che ci stanno ascoltando, magari non ce l'hanno vista. No, è pure andare a cercare su internet, anche mentre ci potete tenere in mente. Cioè in backup a sentirci per andare a cercare, è, è conservata a Palermo, a Palazzo Batellis, ed è un quadretto proprio piccolo, 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 ma di una forza straordinaria perché questa donna, eh, che noi chiamiamo Annunziata perché ha il velo azzurro ma non ha neanche l'aureola, um, in qualche modo è, sta reagendo a noi che la stiamo guardando, che in quel caso siamo nei panni no, dell'arcangelo, e, e, e Con quel gesto della mano che sfonda la, il, il dipinto, quindi esce fuori rispetto a, alla tela, è invitante, ma è anche molto molto accogliente. Eh, è proprio l'espressione della grazia. Con una attenzione al dettaglio straordinaria, è molto riconciliante, eh, in qualche modo. Quindi, la andiamo a vedere questa sera e eh, 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 l'altra opera se vogliamo andare su qualcosa di più contemporaneo per esempio eh, ecco anche questa andrà a guardare visto che ho parlato prima di, di mario merz ehm, un iglu di mario merz tra le varie opere mario merz ha realizzato ha lavorato molto sull'iglu quindi proprio sai l'iglu degli eschimesi il, che è la forma di casa più eh, primordiale no cioè in fondo la casa più semplice mai costruita da una civiltà è ancora oggi costruita è l'igloo no? quindi è estremamente semplice lo possono fare tutti eh, magari vedendo dei tutorial su youtube e, e, e poi però e, non mi dire, attraverso semplicemente la materia naturale dentro permette l'intimità della famiglia l'intimità dei rapporti per Merz è diventato uno strumento per pensare al tema della socialità della famiglia, della convivenza eh, del passato e del futuro e quindi forse mi, mi prenderei andrei a vivere dentro i di Mario Mers con l'annunziata di Antonio da Messina. Intanto c'è Christian Gennari che dice: Si potrebbe fare una, una maratona H24 con Costantino, che lo starei ad ascoltare per ore. Guarda, a Christian che mi ha. Uh, scattato la foto che io da anni utilizzo come foto ufficiale senza crediti, senza scrivere sotto Cristian Gennari perché i in, 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 in giornali poi non, non te, non, anche se lo dici non te lo fanno mai a Cristian fare di tutto tenete presente Cristian Gennari e... è fotografo e... ufficiale anche del forum che utilizziamo no, sempre e che ha fatto anche delle foto non bruttissime sul Santo Padre sia Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Paolo XVI. XVI non sei molto carino però scusa eh. Perché no, sì, non sì, sì, no. Sì, bellissime, foto. bellissime foto. Sarebbe interessante se lui non avesse tutto questo timore una volta fare una diretta anche con lui che ci racconta eh, l'evoluzione di vari papi dal punto di vista fotografico. Ma non lo farà sì, mai. Sarebbe bellissimo perché ha tanto da dire, pure se lui pensa di no. Però, sì, lo salutiamo, Costantino. Come tutti quanti gli ospiti che abbiamo avuto, anche se tu già ci hai dato tanti consigli. Ti chiediamo un libro da leggere, che non sia uno dei tuoi, anche se li abbiamo. Oh, no, 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 scherzo. no. beh, era una battuta. Un film da guardare e una colonna sonora, magari da ascoltare in questo tempo, tenendo presente che in questo momento ti stanno ascoltando eh, famiglie, presidenti delle associazioni, presidenti dei forum. Che invito anche, veramente lo dico, a condividere sulla loro pagina le pagine dei forum regionali, le pagine dei forum locali, questa nostra chiacchierata, perché a mio modo di vedere eh, è bella condi bene condividerla, perché sono stati toccati alcuni argomenti, sono state offerte delle idee anche molto belle e, insomma, è interessante continuare a parlarne. Allora, allora, il libro non me l'avevo preparato, anche se me l'avete detto, non era stata stata questa domanda non me l'avevo preparato. Comunque il libro senza dubbio che ho scoperto ieri, tra l'altro, per la precisione non è letto perché c'era nel non ho letto. Sì, sì, nella letto. traccia c'era di perché lo chiediamo a tutti questo? Ma sì. uh, allora, tra l'altro ho scoperto di essere che sia uno dei libri preferiti che è uno dei preferiti di mio padre, l'ho scoperto ieri perché non, non lo sapevo, è questo. Si legge Gigi? Eh, donna No, 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 Donna Tarta è l'autrice e il libro è il Cardellino. perché lo consiglio? Prima di tutto, perché, come vedete, è un bel tomo, e quindi, quale momento migliore di una, di una quarantena per affrontare un libro lunghissimo che no, spesso non si ha tempo di, di leggere, parte lento come se dovesse essere un film. Parte lento, ve lo dico già, però poi è estremamente appassionante. Sono sicuro che molti di quelli che ci stanno vedendo l'hanno letto uh, e, e, e affronta un po' perché mi, mi è piaciuto moltissimo, perché affronta un po' tutti i miei mondi, no? quindi da un'opera d'arte, che è un po' la, la, il, 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 il filo conduttore, il tema della famiglia, della memoria, del futuro, uh, della debolezza, della necessità di fare, di, di fare i conti con se stessi per... Uh, andare avanti quindi donna Tarte il cardellino è una garanzia. Um, poi mi hai chiesto un film. un film allora. No, per quanto riguarda i film, mh, mh, sinceramente, mh, non, non ho tantissimi consigli da dare, però, una cosa che sto cercando di fare con mia figlia in questo periodo difficile perché lei mi caccia sempre provare a vedere le, le, le serie che vedono i nostri figli con loro, non le dobbiamo scegliere noi stare lì, cercare di vederle assieme a loro, cercando anche di capire perché gli piacciono, che cosa ci trovano. Lei che si sta vedendo? Allora, lei sta vedendo una, diciamo, ne sta vedendo quattro contemporaneamente, uh, però in questo momento, sai che titolo non me lo ricordo, Le lo devo dire, è, ed è, è una serie in cui ci sono, oh, magari dieci anni, uh, una famiglia che sono tutti quanti supereroi che hanno dei poteri speciali, però la cosa che mi appassiona di questa serie è il ritmo. Cioè, queste serie sono velocissime nel ritmo dei dialoghi, molto di più di quelle che eh, ci vedevamo noi quando avevamo la loro età, sì. e allora anche molto me meglio fatte quelle di oggi o quelle di prima? Quelle di oggi, ah, beh, da, da un certo punto di vista, sicuramente sì. però il ritmo è veramente eh, fortissimo. Ce n'è una, per esempio, molto bella che le ho anche consigliato io su Rai Play. In cui c'è un ragazzo che subisce bullismo, ma insomma, l'idea è quella di. Non essere noi a decidere il palinsesto di casa, ma farlo scegliere a loro o mentre stanno magari in camera o in un angolo da sole a vederselo, accostarsi lì e vederlo con loro. Ci cacceranno sicuramente. Però. segnalano si ma... che si chiama Thunderman quella ecco serie. Qua, quella roba lì. Esatto, bravi. Vedi che io insomma, cioè, esatto. cioè, non sono così attento. E poi la colonna sonora? Sì. È un classico. un classico. Questo secondo me piace a tutti, guarda proprio, non ho dubbi. Uh, le variazioni, Go uh, le variazioni uh, di, di Glenn Gould mh? Uh, Bach mh? E, 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 che, che, che è una lunghissima una lunghissima uh, diciamo epopea uh, di, uh, di musica classica e questo pianista uh, suona in un modo eccezionale ed è diciamo le variazioni di Goldberg che è uh, l'opera musicale in cui io ho capito che cosa significa l'esecuzione. Cioè, io sono abbastanza ignorante di musica, eh, cioè molto appassionato, insomma, ne ascolto tanta, ma non conosco le date, i titoli, le storie del, dei brani musicali. Non mi ero mai spiegato quale fosse la differenza di un Bach suonato da uno o da un altro. Ecco, con queste variazioni di Bach suonate da uh, Glenn Gould si capisce che come le suona lui non le potrebbe suonare nessun altro. Cosantino, c'è un'ultima domanda che arriva da una persona che ci sta ascoltando, Ernesto Rossi. Mi sembra interessante e te la faccio. Risposta rapida anche per te, perché ci abbiamo tutti la cena: cosa consiglia un giovane artista che desidera parlare e raccontare questo tempo del coronavirus? Uh, con le proprie opere, immagino? Sì, non, se, non solamente perché Ernesto ad esempio, è un musicista, ma a che cosa devi allora... fare riferimento? Guarda, ehm, io consiglio sempre questo ai giovani che mi, mi si avvicinano, qualsiasi tipo sia la loro disciplina, la loro espressione. Cercare di non limitarsi alla cronaca. Cioè, un fatto, un evento, qualcosa che ci capita, che vediamo intorno, deve essere utile ad aprire lo sguardo verso temi assoluti. E in questo caso ce ne sono tantissimi. Più che parlare, magari dell'assoluto della morte, forse in questo caso proverei a prendere i piccoli dettagli delle cose che ci capitano tutti i giorni, che stiamo riscontrando tutti i giorni e farne dei motivi per parlare no, dell'assoluto della, de, della vita, del nostro destino e dell'umanità. Perché, poi, alla fine, l'arte che rimane, è quella che affronta i temi dell'assoluti, perché quelli interessano a tutti in tutte le epoche, sono sempre gli stessi. Un po' nella letteratura, nella musica, nell'arte, ovunque. Abbiamo sempre continuato a riparlare degli stessi argomenti. Quindi consiglierei questo. Uh, e, e poi di farsi uh, una grandissima cultura di quella che è l'arte uh, internazionale più in questo momento più, più, che raccoglie più consensi, perché molti possono pensare che l'arte contemporanea sia solo una questione di mercato, di una spinta di critici o di galleristi o di mercanti o di case d'asta. Io sostengo sempre che eh, se un artista vale tantissimo per lungo tempo, non c'è operazione di mercato che, eh, che conta. Se il valore dura come tale per 30 anni, 40 anni, allora vuol dire che qualcosa da dire quell'artista ce l'aveva. Allora Costantino, io innanzitutto ti ringrazio Grazie a te. per questa bellissima opportunità che ci hai dato di veramente approfondire un tema che uno pensa alle famiglie, no? Non, non... Famiglie arte, purtroppo lo sai meglio di me, no? Spesso non vanno d'accordo perché i musei sono inaccessibili, soprattutto alle famiglie con più figli, soprattutto in Italia. Magari all'estero è più semplice, in Trentino, ma per quanto riguarda il resto diventa complicato. Gigi, scusami, eh, perché poi non finiamo più. Questi sono, diciamo, come dire. Non, sono, non credo che siano parole eh, che derivano da un attento studio delle opportunità che per le famiglie ci sono per entrare nei musei o nelle mostre, perché guarda che in, negli ultimi dieci eh, anni no. si è fatto tantissimo. Eh? Poi è chiaro che una mostra di Raffaello costa eh, 16 euro ed è difficilissimo andarci tutti insieme, ma andando a scavare ci sono anche le opportunità, le agevolazioni per le famiglie. Guarda, è veramente un'attenzione che si è fatta tantissimo in questi anni. Ci sono, ma come tu sai, perché abbiamo lavorato insieme proprio per cercare di renderla sempre più fruibile per le famiglie, magari anche per le scuole, ti ricordi le cose belle che facevamo al Vittoriano, no? Quindi abbiamo fatto vedere eh, Guttuso, Mondrian, a migliaia e migliaia di studenti. Si può fare di più, si può fare sempre di più. Dicevo, non solo i musei, dicevo un po' la frizione dell'arte, tante volte è complicata. Una famiglia numerosa, lo sai meglio di me, Devi certo. tagliare su qualcosa taglia, purtroppo, musei, cinema e teatro, mentre invece sono quelli che fanno crescere la persona e che ti danno opportunità di, di costruirti come uomo, perché io dico sempre che a me ha cambiato la vita l'Edipo Re visto a teatro, perché quello poi ti apre uno scenario che, che le serie televisive è vero, no? possono darti, ma poi no, il senso, come dicevi te, no? Deve parlare all'assoluto e ci sono queste cose che parlano all'assoluto. Costantino, poi ti lascio la parola per un saluto finale. Io ringrazio Costantino di questa bella opportunità. Ringrazio tutti quanti voi di essere stati qui con noi. Ancora state mandando messaggi e sono molto belli, tutti quanti molto contenti del fatto che c'è stata questa opportunità. Non li riesco a leggere tutti, ma vi saluto uno per uno. Eh, vi dico e vi anticipo che. Continuiamo questi nostri incontri. Lunedì avremo Giovanni Paolo Ramonda, presidente della eh, Comunità Papa Giovanni XXIII, che ci parlerà anche un po' della situazione che stanno vivendo dal punto di vista delle persone più fragili. Tema dell'accoglienza, dell'affido, il tema dei disabili. L'8 aprile avremo l'amica, anche tu conosci bene Beatrice Pazzi, anche lei ci racconterà di come lo sta vivendo in famiglia. Venerdì 10 aprile avremo Chiara Bidoli. Che è la responsabile, il direttore responsabile di tutte le testate giornalistiche di RCS per quanto riguarda bambini e infanzia. E c'è una sorpresa. La sto anticipando perché ormai non è più una sorpresa. Il 7 aprile, non alle 19 come tutti gli altri incontri, ma alle 21, faremo una bella chiacchierata con Franco Nembrini sul tema dell'educazione, sul tema dei padri e figli. E anche quella sarà una bella opportunità. Costantino, io lascio a te la parola per un saluto. Beh, beh, ciao a tutti, buona cena. Um, quello che dice Gigi, diciamo, l'ultima cosa che ha detto sulle famiglie è vero, allora forse è proprio vero dire viva i social, viva internet, viva i computer, uh, perché se magari appunto è. Eh, risulta costoso poter fare delle esperienze artistiche o viaggiare, eh, in questo periodo stiamo proprio scoprendo che eh, un, un, come dire, ci può dare emozione e contenuti anche semplicemente vederlo su un computer. Eh, forse questa è la cosa che rimarrà di più in assoluto, cioè mai come in questo periodo eh, i social network che abbiamo sempre demonizzato si sono dimostrati una salvezza anche nell'arte. Ringraziamo i social network, ringraziamo Costantino che lo vedremo sabato mattina. Mi sembra di aver capito comunque. Rai 2, Rai 1, uno. Rai 1 uno. Uh, uno mattina in famiglia alle nove e mezzo Leggiamo in questo tempo anche i libri che abbiamo consigliato e anche i libri di Costantino. Un abbraccio, se non ci sentiamo buona Pasqua, un abbraccio a te e tua moglie e anche a tua figlia. Mi raccomando, co... grazie, un abbraccio Costantino.